Ciao bambini, ciao bambine, ciao genitori, ciao famiglie. Allora, quest'oggi siamo qui per raccontarvi una storia fantastica alla scoperta dell'elemento naturale terra. La storia dei bambini, le bambine e lo Mazbaril. In un bel giorno di primavera, alcune famiglie andarono a fare una gita in montagna per far conoscere il bosco ai propri figli. Arrivati in montagna, i bambini e le bambine, che per la prima volta si trovavano nel bosco, furono subito catturati dalla bellezza della natura. Sentirono gli uccelli cinguettare sugli alberi, trovarono tante piante da annusare, osservare e toccare, videro piccoli animali che in lontananza si affacciavano curiosi a guardarli. Contenti e felici si misero a giocare, a rincorrersi, a saltare tra le piante, ad urlare, facendo un gran chiasso, perché grande era la gioia di stare in un posto così speciale e magico. Anche gli adulti chiacchierando facevano molto rumore. Poi arrivò l'ora di pranzare. Finito il pranzo, tutto ricominciò come prima. Ed ecco che allora lo Mazmarill, il folletto della terra, che già da ore stava osservando tutto ciò che accadeva, arrabbiato, immobilizzò tutti. I bambini, sorpresi per ciò che era accaduto, erano tristi e non sapevano cosa fare. Per loro grande fortuna apparve Puck, il loro amico invisibile, che gli disse che Lumazmaril, il folletto custode della terra, era molto arrabbiato perché loro avevano giocato incuranti delle piante e con il loro chiasso avevano spaventato gli animali e avevano lasciato tutta l'immondizia del pranzo in giro, invece di raccoglierla per riportarla a casa e differenziarla negli appositi contenitori. Questa era la ragione per la quale li aveva immobilizzati. Per fortuna c'era una possibilità di togliere l'incantesimo. Dovevano pronunciare una frase magica per diventare loro stessi terra, alberi, animali, per farsi perdonare dal folletto della terra Lumazmaril. I bambini pronunciarono la frase. Terra dura, forte e compatta, resistente per far crescere tutto l'esistente. E poi cominciarono il gioco delle trasformazioni. Dapprima diventarono zolle di terra, dura, forte, compatta, resistente. In questa zolla un seme di albero cominciò a germogliare. Crebbero le radici che avanzavano nella terra, crebbe il tronco dell'albero e poi, piano piano, crebbero i rami e poi le foglie e poi si trasformarono in animali. E infine fecero il gioco delle radici che crescono nella terra, la terra che tiene tutto insieme. A quel punto riapparve Lumazmaril. I bambini e le bambine lo ringraziarono per avergli fatto scoprire com'è fantastico essere terra, alberi, animali e gli promisero che da quel momento avrebbero fatto sempre attenzione al bosco e all'ambiente e che avrebbero chiesto a tutte le persone di impegnarsi per rispettare la terra e la natura e a non lasciare mai più immondizia nel bosco. Allora Lumazmaril, per salutare i bambini e le bambine, regalò loro una bella filastrocca. Questa terra tutta grande custodisce un bel semino. I granelli tutti intorno accompagnano un germoglio. Tra le zolle forti e dure, nella terra maestosa, una radice avanza festosa. Con il sole e con la pioggia, un alberello cresce là fuori nel prato con tutti quanti fiori. E vissero tutti felici e contenti. Allora, bambini, vi è piaciuta questa storia? Potete scaricare il testo dal sito e potete anche illustrarla. Potete scaricare anche brevi altri video sulla Terra. Ma adesso dobbiamo stabilire come far diventare la nostra casa un teatro.
Per esempio, due meravigliose sedie possono diventare zolle di terra dura, forte e compatta, resistente, che viene attraversata dalla radice. Poi un tappeto può diventare la grande terra, un campo magico dove con la nostra fantasia possiamo trasformarci in tutto ciò che possiamo trovare sulla terra: le piante, i fiori, gli alberi, gli animali, gli uccelli, tutto ciò che vogliamo, per esempio come cresce un albero. Un ranocchio. Bene, adesso vi salutiamo. Con il prossimo video invece vi faremo vedere come giocare con la terra, i colori e il disegno.